per scendere qua. A questo punto mi viene da pensare che andare di là sia la cosa giusta. Probabile. Vabbè, andiamo di qua, vediamo. Magari c'è qualcosa qui. Anche se non credo. Fammi fare un attimo il pieno, te. Ti sbraco subito e via. Ah, questa era quella centrale. Devo capire sto posto come funziona. Tra l'altro piano piano sto eliminando tutti. Mi sa che mi devo semplicemente lanciare sotto e basta. Fammi prendere questo. No, m'hanno visto. Se spari col mitra vanno giù facile. Vai, vai. Ok. Vabbè, abbiamo scoperto la debolezza dei samurai, sparare con un mitra in faccia. Ecco qua, hai visto, hai visto. Che scontro da vero samurai. Posso... Che fa quello? È impazzito. Non saprei onestamente come andare giù perché non... Cavolo. Ci devono stare delle scale da qualche parte, ho capito. Ho capito, ho capito. Ci devono stare delle scale. O comunque qualcosa che ci ricordi delle scale. Io ho veramente pochi proiettili. Qual tipo la... Certo, ma... Che è? Le terme per i piedi queste? Basta, è finita lì. Metti a zuppo i piedi e via. Ma questa era l'uscita. Eh già, no, no, io devo scendere al piano di sotto. Un po' intrigato sto posto. Allora, vabbè, questa avevamo detto... Ah, mo è aperta. Che era quella che avevo trovato chiusa all'inizio. Ma una volta che arrivi sul balconcino qua... Devo riuscire a trovare il modo per scendere qui. Oh, il cretino. Ah beh, così, facile facile, non è che ci voleva una scienza, ti dovevi solo crucciare e buttare. Ma mi converrà buttarmi adesso? Secondo me mi conviene ammazzare questo. Vai, rimani lì. No, eri perfetto allora. Aveva un paio d'HP sto ragazzo, eh? Hai capito? Mo' ci oscuriamo e arrivederci. Ehi. Ah, questo si è accorto adesso che c'è qualcuno qua in zona. Madonna, ma quanto è bianco. Ma è l'oscurazione che lo fa così bianco. Carica partita. Vabbè, never mind, non farò il pieno. Tanto in realtà ero già bello pieno. E no, vabbè, dobbiamo ovviamente interagire con quella porta lì. Ma
ma c'è un ma. Abbiamo questi due tipini. No, no, che sbatti ragazzi, però. Adesso non valgono più nulla perché non sanno come raggiungermi, stupendo. Stupendo. Facciamo un piano al volo. L'unica cosa qua, il problema saranno i proiettili, perché se poi c'è un boss e non ho colpi, la faccenda è molto grave. Bene, andiamo avanti. E vieni, vieni. Vieni, vieni. È rimasto incastrato. Dai, su. Dai, te la proietto. Stai fermo, vieni qua. Sì, e tu pensi che io ci casco? Guarda quante trappoline ci stanno qua. Guarda te. Ma ti sbrano proprio. Ok. Questo è andato. Via. Butta il corpo. C'è ancora gente qua in giro, ovviamente. Nessuno armato di armi da fuoco, cosa che a me assolutamente mega serve. Bene. Ok. Perché luccica questo? Non capisco. Questa stanza centrale credo che non serva una beata minchia. It serves no purpose. O forse ce l'ha una purpose. Qua c'era solo il coso, i budderoni. Ma veramente? Così ci hanno messo i Buddha. Va bene. Livello 4, sparizione fallita, usare oscurazione. Vabbè, quindi devo entrare e seccare quei tizi qua dentro. O forse, o magari passare da oscurato e evitarli completamente. Pure questa potrebbe essere un'opzione. Ma veramente? Devi levare, sì. Serve che te levi. Avrei bisogno che tu ti levassi. Pure tu. Ma che cazzo. Ma che. Maledizione. Cioè già c'è questo imbecille. Aiaiaia. Ci hanno viste. Ci hanno viste tutte quante. Maronni. Maronna. Maronna. Scappa. 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 Quanti ce n'ho dietro? Troppi. A te, guarda, mi dispiace tanto, ma te devo passare secco normale. A te me te magno. Pure all'amico tuo me lo sdraio così. Via. Buttalo via. Ehi, hey, hey, you cosa? You Ming.
butta via. Cazzo. Che devo fare? Li devo buttare per terra sti cosi? Non capisco. Ah, se io piggio questi. Ah, mi sa. Ah, ho capito. Poi mo ci mettiamo quest'altro. Tac. E sì, mi sa che già ci passiamo. Magari serve più peso per farlo tutto, ma non ce ne frega niente. Ma più che altro vediamo un po' sto posto che altro ha da offrirci. Credo nulla, però si sa mai. Oh. Che sbatti questo arco. Guarda, guarda come spara, oh. Sting. Ah, ma la ricarica è una certa. Ne so io. Sting, stung, sting. Cioè le cose, le balestre semi-automatiche c'hanno queste qua. Fully automatic, anzi. Via, andiamoci. Andiamocene belli invisibili. Come solo in Deus Ex si sa fare. Si dice che le loro origini derivino dal culto della morte medievale. È un bel posto questo. Sembra bello pieno di nemici. C'è una mazza. Che giro fa questo? Frega niente. No, dai, che sbatti. Madonna santa. Che sbatta che siete. Poi finché ne vengono due, tre, va bene, se possono tranquillamente chain isterizzare e fare uno per volta. NP. Tanto l'ho capito come funziona il combattimento di Vampire. È tutto rotto il gioco. Il combattimento è una mezza monnezza. Ma la parte divertente è utilizzarlo. Utilizzare la monnezza a tuo vantaggio. Ok, mi hanno fregato. Ok, mi hanno decisamente fregato questo trappolino. Ma io se mi metto così, hai capito che furbata. No, mi hanno colpito. Spara a raffia questo pezzo di cuore. Cesao, queste balestre, ma soprattutto avrà un senso fare tutta sta faccenda? Dragone di Giada, che ci faccio? Una bellissima statua di Giada, ok. Credo che non serva una sega al dragone di Giada a questo punto, mi viene da pensare.
What? Come ha fatto a colpirmi da dietro al muro? Ma che telecomandata. Ok, quello è andato. Quell'altro è nascosto là dietro, ora lo vado a pizzicare. E andiamo a tirare una raffica subito, subito. Ah sì, mi ero dimenticato che c'erano le trappole tipo one shot. Piccolezza. Una piccola dimenticanza. Mi è costata giusto la vita. Saranno pure qua i trappoloni. Che sbatta. Perché non posso... Ma perché non posso fare le cose come si deve? No, la ricarica sta monnezza. Madonna santa, mo consumo tutto il sangue, stai a vedere, guarda. Finalmente. Mi sa che non lo recupero neanche tutto, forse? Quasi, quasi tutto. Maledetto. Ho fatto consumare un sacco di sangue sto cretino. Elefante di Giada. Mo dobbiamo andare a recuperare tutti gli animali di Giada, tutto lo zoo. Allora, adesso abbiamo il serpente e l'elefante. Adesso mancano la cicogna e l'asinello. E qua abbiamo finito. Sai che abbiamo già finito con gli animaletti di Giada qua. A meno che non c'è qualcosa qui. Infatti c'è proprio qualcosa qui. Non mi chiamo in qui. Ah, qua stanno in combo messi uno accanto all'altro. Che sbatta, ragazzi, che sbatta. Vabbè, uno lo sdraio e l'altro lo isterizzo. Devi morire però. Dai. A posto. Clean, più o meno, quasi clean. Quindi tocca usare per forza la balestra qua. Sei proprio forzato perché i colpi sono talmente pochi in generale che... Allora, questo che è una papera, una papera de coso. La papera de Giada abbiamo preso. Struzzo di Giada. Tra l'altro qua si vede che c'è una stanza con una leva lì. Quindi qualcosa dovremmo andare a recuperare noi. Poi ti danno due colpi questi pezzi di schifo. Ben due colpi. Quello è il gatto di Giada. Tra l'altro è sospeso in aria. E due, via. Molto più facile far così, risparmiare i proiettili pure perché ne danno due a volta, se no li finisco. Cin 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 cin. Via, posto. Il gatto di Giada. Ora dobbiamo tornare al centro sicuramente. Ricordiamoci delle lame mortali qua. I bastardi che hanno messo le lame. Solo lame per voi. Ora dobbiamo... Tanto non ci sono disegni particolari, no? Dobbiamo solo metterci roba di Giada random, credo. E poi questo. Vai. What? Hai raggiunto il santuario Ming Zhao. Qualcosa dice che non sarà contenta di vederti. Beh, in effetti.
Ma viene lei oppure un portale per casa sua questo? Ok, un portale. Impresa seduzione nel dialogo per nutrirti, oppure per ricevere. Ullala. Sei diventata una grande delusione, fratello. Questa non doveva essere la tua destinazione, ma la fine del tuo percorso. La tua vita per la chiave, demone degli I will specchi. not let you or anyone have the power of the sarcophagus. The sarcophagus. Il permesso non è il tuo potere. Avrai tempo di pensare a questa follia mentre sarai divorata dai vermi e malattie all'inferno della tana dei vermi. Soffrirai 1000 anni. Wow, ok, lei è un mostro inaudito. Aiuto, questa spara pure la roba. Questa spara le... Però prendo dei danni, però li prendo pure io. Come faccio a non morire? Come faccio a non crepare qua? Aiuto, tira delle scocce infinite. Eh sì, boy, però, cioè in pratica che me devo tirare sangue a rullo e sperare di non crepare. Ci avessi il lanciafiamme. Cazzo fai? Fa troppi danni. Carica partita. Devo salvare tra l'altro quando volevate, quando entro lì dentro. Fa troppi danni sta tipa. Se non c'ho modo di pararmi da nessuna parte è impossibile. Anche perché non credo che riesca a farle nulla con nessuna disciplina. Comunque mo facciamo un po' di prove, vediamo un po' che viene fuori, va. Poi i piedistalli sono diversi. Infatti. Infatti i piedistalli sono diversi per un motivo. Prima mi aveva solo detto bene. Che l'avevo messi bene, ma come cazzo. Come fai a capire? C'è qualche. Qual è il piedistallo del gatto? Poi qua ci sono disegnati draghi da tutte le parti, brutti pure, Lowres fatti malissimo. Ecco, pure è partito un colpo. Che questi sono preziosi i colpi. Che cazzo non ne so io, prima l'avevo messi bene, maledizione. Che questo potrebbe essere tranquillamente del serpente, per quanto mi riguarda. Oh madre, mi carica un po'. Che prima l'avevo messi a casaccio e l'avevo messi bene, ma pensa. Ma vaffanculo. Ok, salvo lì davanti. Mannaggia. Volevi tagliarmi la testolina, eh. Allora. Avevo cominciato da questo, appena sulla destra. E mi sa che avevo schiaffato il drago. Ah, ma fanno tipo una cosina speciale quando. Sembrerebbe. No, forse quando fanno la cosina rossa vuol dire che è sbagliato. Fammeli un attimo però, perché non l'hanno fatto che tipo li mettevi a casaccio e buonanotte? No, pulsano tutti quanti. Che mi sa che è la luce dei cosi. I mortacci di Pippo. No, 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 questo è lo struzzo, secondo me. Bellissima. Questo è il serpente. C'è il dragone, vabbè, quel che l'è.
Ah no, è semplicemente quando ti avvicini glielo selezioni. Questo è il gatto. Questo tozzo è l'elefante, che non me lo pigio. What? Questo si è buggato, aiuto. No, non funziona più. Non fu Ma che cazzo? Non va, si è rotto tutto, aiuto. Non ci... vabbè, mi tocca caricare, si sono cartati. Mali morti. Che poi tutto questo per andare a fare quella merda di boss malefico che non vuole morire, tra l'altro. Elefanto. Dragaronis. Struzzeronis. Gatteronis. Gatteronis è qua. È qua. Ma perché? Ah no, ma qua era da dove siamo entrati. Dicevo, ma questa porta è un'aggiunta, invece era la porta da dove siamo entrati. Poi proprio non c'è niente di nulla di assolutamente. Ah, a meno che uno magari non si ricorda dove l'ha presi. Perché mi sa che stava qua in fondo. Quindi quelli qua erano, i primi erano il serpente, il drago e l'elefante, che stavano drago e elefante. E poi c'erano il... Lo struzzo stava di qua. E il gatto stava di qua. Però non è successo un cazzo. Maledizione. Fuoco, dammi la cosa, dammi la forza, fuoco. Come cacchio faccio io qua? Qua non c'è feedback di nessun tipo, quindi devi fare proprio completamente a caso. Provo a mettere in ordine, va. Così come ce l'ho nell'inventario, qua se riesco. Forse devo guardarlo da qualche parte, non lo so, mi sa di sì. Vediamo le statuette di Giada come vanno messe. Allora, qui ci va il gatto sulla figura 8. Che poi la cosa divertente è che qual è il significato del... Perché il gatto va qua? Che vuol dire? Cioè, come faccio a risolverlo io sta cosa? Qua ci va messo lo struzzo. Per quale motivo? Non lo so, perché io lo struzzo, avendolo visto con le gambe dritte, ho detto magari questo è lo struzzo, invece no. Qua ci va messo l'elefante, perché lo sapete voi, e poi qua ci va messo il drago, e poi sapere il coso. Per quale motivo funziona così? Beh, 5 esperienza. Io come faccio a riuscire a seccare quella tizia? Sette punti.